Io ho già fatto anche una serie di incontri e ringrazio i cittadini che si sono mobilitati in difesa di questo che noi consideriamo un bene comune. Quindi io avanzo, ho già avanzato e avanzo adesso pubblicamente la proposta dell'acquisizione al patrimonio del Comune di Napoli come bene comune. Chiedo alla Sovrintendenza, con cui ci sentiremo nei prossimi giorni, di attuare anche il vincolo come bene di alto valore monumentale, architettonico e storico della nostra città, e mi farò portatore di chiedere al Ministro per i beni culturali, Dario Franceschini, un incontro per trovare la formula migliore perché le istituzioni pubbliche possano preservare questo bene alla città e poi vedere tutti insieme che uso farne, che valorizzazione sociale e culturale metterne in campo. Quindi noi siamo in prima linea su questo, parteciperemo anche come amministrazione comunale, credo farò un passo anche io, un passaggio anche io il 26 aprile per questa iniziativa che condivido e dimostra come i cittadini della nostra città sono sempre più attenti alla difesa dei beni culturali e dei beni comuni della nostra città.